Sì, ho iniziato a leggere questo libro di un altro scrittore di una zona appunto periferica, se vogliamo, almeno dell'Europa, che pur tuttavia un po' come la Repubblica Ceca, appunto, ex Cecoslovacchia, presenta una concentrazione densità abitante scrittore che resta nella storia, che resta nella storia di tutti i tempi, incredibile. Appunto, cioè in una sola città come Praga o in una sola nazione come la Romania, abbiamo Cioran e abbiamo Mircea Cărtărescu. Quindi come mai queste zone appunto presentano, non lo sappiamo. C'è di certo che Cărtărescu, a parte che mi ha fatto gli auguri di buon Capodanno su Instagram, ce li siamo scambiati, perché non lo so, ecco, su una fotografia che io avevo fatto ai suoi libri. E che si può dire di Cărtărescu? Vabbè, a parte la trilogia. Poi c'è la trilogia delle farfalle, chiamiamola così. Poi c'è il Levante, Travesti. Ci sono appunto una serie di travestimenti che in realtà portano a un contenuto simile. Io trovo un contenuto complesso e semplice, ecco. Non penso sia un libro di cui spaventarsi, anche se è comunque di una certa lunghezza ed è anche tremendamente complesso, o meglio, più che complesso, sfaccettato, direi. Cioè ci sono personaggi crudi, personaggi appunto profondi, ma nella loro abiezione più che non nella loro luminosità. È un libro abbastanza anche di notturni, buio, oscurità o comunque magari una certa quel momento sul far della sera in cui spesso lo scrittore si trova a vagare da solo. E la più grande aspirazione dello scrittore è stare in una stanza da solo a leggere, a scrivere, e soltanto è il rimpianto, la remora, forse, di aver firmato, cioè di aver pubblicato ciò che si è scritto come se fosse proprio. Beh, in realtà qui spunto, in realtà come se fosse proprio, e non anonimo, non essere un volto solo tra la folla. Qui vengono citati molti scrittori, quindi è un libro anche angoscioso ma pieno di letteratura e sicuramente oscuro, ma anche pieno di aneddoti e di personaggi dai più e meno, anche pieno di storia. Qui si parla di Borgia Messalina, si parla di misteri, di miti, ma anche di personaggi molto abietti o di pratiche assolutamente inquietanti e banali, anche di basso rilievo, di volgarità. E quindi mi sembra che per quanto riguarda appunto un tempo come il nostro, riassuma veramente come una macchina foto più di una macchina fotografica, proprio come una scrittura, molto di quello che c'è. Per questo forse si chiama con questo nome solenoide, preso penso all'ingegneria elettronica, e quindi rappresenta un po' anche il labirinto, ecco perché c'è un reticolo di strade qui in copertina che un po' rappresenta, come anche la copertina di Dave Eggers, il labirinto della modernità. Dice infatti qui: il mondo fantasmagorico di Mircea Cărtărescu assomiglia ai paesaggi onirici di Salvador Dalì. Beh, anche questa è un'ipotesi. Io vedevo più una somiglianza con alcuni scritti di De Quirini,
per quanto riguarda il barone d'Andrax o anche di dei Veggers, che anche nei Veggers c'è questo labirinto, almeno nella copertina c'è questo stesso labirinto, e in effetti pure in maniera differente ne tratta. Qui però non parliamo appunto della parliamo dello stile, ecco, lo stile è totalmente diverso da quello di De Vegas, è una rappresentazione quasi fedele della realtà contemporanea.